Amici appassionati del grande fuoristrada, bentornati nel nostro studio. Io sono qua bello comodo che mi guardo gli highlights del Mondiale Enduro del GP di Argentina, perché questa volta non parliamo di motocross ma di enduro, perché eccolo qua, il nostro Alex Salvini sta dominando alla grande la classifica della E2 con la sua nuova HM Honda Zanardo, il suo nuovo team con cui si sta esprimendo veramente alla grande. Ha vinto la seconda giornata in Cile, ha vinto tutte e due le giornate del GP d'Argentina, valido come seconda prova del mondiale, è il leader incontrastato fino a qui del campionato ed è una notizia bomba per gli appassionati di enduro, perché finalmente l'Italia può tornare a sognare un titolo mondiale con un loro rappresentante. Vediamo le altre classi come sono andate e forza Italia, forza enduro, forza Alex Salvini. Parlavamo della E2 in cui vi ho detto che domina Alex Salvini. È proprio vero, non è un sogno. Il mondiale si è aperto 15 giorni fa in Cile, in un gran premio che solitamente è favorevole alle caratteristiche del nostro Alex. Ha dominato il secondo giorno balzando in testa alla classifica. Serviva però una conferma in Argentina lo scorso fine settimana. La conferma è arrivata. Salvini ha vinto tutte e due le giornate e adesso è saldamente il leader della classifica della E2, che vuol dire moto da 4,50 cm cubici oppure altre di cilindrata intermedia come la Husqvarna che presenta una 3,10. Sembra l'anno di Alex perché è pronto ormai a vincere un titolo. È passato dopo tanti anni degli Husqvarna che lo ha fatto debuttare nel Mondiale Enduro alla HM Honda Zanardo, il team di Franco Maire con cui sembra trovarsi benissimo, ha voglia di vincere e ha voglia soprattutto di battere il campione del mondo in carica, che è il francese Pierre-Alexandre Rene, che 4 anni fa gli strappò il titolo mondiale nella motocross e nella MX3. Come sappiamo, nel Mondiale Enduro le cilindrate sono 3, quindi la E2 ne abbiamo parlato con Alex Salvini. Passiamo alla E1, che ha ancora una volta come dominatore incontrastato veramente Antoine Meo. Sembra l'uomo imbattibile per la categoria. Un titolo con la Husqvarna, poi passato in KTM l'anno scorso, ha rivinto il titolo. Quest'anno siamo a due Gran Premi, quindi 4 giornate, 4 successi. Chi riuscirà a battere Antoine Meo non lo sa nessuno. Dietro di lui le Husqvarna che fremono per cercare di strappargli almeno una giornata di Juha Salminen, che è un pilota che non ha certo bisogno di presentazioni, pluricampione del mondo, e il giovane emergente finlandese Matti Seistola, che è lì in terza posizione, sta aspettando la consacrazione. Però mi rendo conto che con un Meo, questa forma smagliante, sia anche difficile riuscire a trovare motivazione, la giusta cattiveria per provare a sconfiggerlo. Ci vorrebbe davvero un passo falso del pilota francese per dare un po' più di equilibrio al campionato, perché sembra che la E1 sia davvero scontata con un Meo che risaluta il pubblico, come sempre ormai ci ha abituato nelle prove speciali, fa le impennate e gli altri sono lì a testa bassa col gas aperto, non riescono a strappare il tempo meglio del suo. Quindi un pilota funambolo che fa certamente bene allo spettacolo, ma che sta uccidendo la classe. La terza classe del Mondiale Enduro è la E3, in cui sta dominando il due tempi. Il grande ritorno di questa motorizzazione passa attraverso questa classe, perché i primi tre della classifica utilizzano moto da 302T che stanno facendo la differenza rispetto alle abbondanti quattro tempi, sicuramente performanti ma troppo pesanti rispetto alle agilissime 2T. E il leader della classifica è ancora il campione del mondo in carica, Christophe Nambotin, con la KTM ufficiale, che però ha fatto un piccolo passo falso nella seconda giornata del GP di Argentina e ha riaperto il discorso titolo, soprattutto con le grandi prestazioni del pilota Husaberg, dello svedese Joachim Ljunggren, e altrettanto con la vittoria della seconda giornata del GP d'Argentina del pilota TM, dell'italianissima TM Aigar Leoc. Quindi tanta Italia anche in questa classe, ma soprattutto ancora con il podio conquistato, il terzo gradino del podio conquistato dal pilota umbro Manuel Monni, pilota ufficiale KTM, che porta ancora un po' più di azzurro in questa classe. Quindi battaglia 3, Nambotin, Ljunggren, Leoc. Il prossimo appuntamento con il Mondiale Enduro sarà l'11 e 12 maggio in terra spagnola. Per gli appassionati italiani non c'è niente perché il GP d'Italia quest'anno non si corre. Quindi chi vuole vedere i nostri piloti in pista si deve sobbarcare un bel po' di chilometri. Ciao! Amici,
Amici, appassionati di fuoristrada, torniamo nel nostro studio in cui vi ho abituato a trattare i temi del mondiale. Porco, oggi non si va, Aldo, aspetta. Amici, appassionati di fuoristrada, bentornati nel nostro studio in cui vi ho abituato. Ormai. Non si capisce niente di quello. Te hai capito qualcosa di quello che ho detto? Amici di. Allora, ricominciamo? Vai, sono anche scomodissimo. Pronto? C'è poi il secondo posto del pilota Husaberg Joachim Ljunggren, che quindi chiude un binomio che. Madonna, che noia, guarda, non mi ascolterei nemmeno io, cazzo, che fastidio. E la terza posizione di Aigar Leok con l'ATM italianissima. Aldo, fallo tu, dai, io ti riprendo. Delle volte mi viene, oggi non mi viene. Oggi non ti viene. Mi sa che l'hai capito, no? Che oggi non mi viene. Però tu leggi. E leggo, sì, guarda, sono tantissimi piloti. Come faccio a ricordare? Senza Guarda niente. qua, guarda qua.